Icaro Sport ringrazia A Più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, più grandi insieme. Mister, buonasera. Ovviamente questa sera ci sono due partite, quella del Rimini in 11 contro il Pineto in 11 e poi quella che è scaturita dopo l'espulsione di Semeraro, nel senso che prima dell'espulsione avevate preso probabilmente pieno possesso della situazione, avete sfiorato il gol, Tonti ha fatto due parate importanti, poi non so se è un'ingenuità del suo giocatore, se l'arbitro è stato un po' esagerato, che ne pensa, però è cambiato tutto forse. Sono d'accordo con te, forse aggiungerei tre partite, perché i primi 15 minuti non abbiamo fatto Rimini. I primi 15 minuti potevamo e dovevamo far meglio. Io sono molto critico con noi, con la mia squadra, con me, quindi parliamo prima dei primi 15 minuti. Avevamo conceso troppo, dopodiché l'avevamo preparato in un certo modo che ci ha dato dei benefici. Come hai detto te, sono d'accordo anche qui. E abbiamo preso in mano la gara, cercato di creare situazioni, arrivando con tanti uomini dall'altra parte, arrivando al tiro spesso. E poi qui mi fermo perché se ci mettiamo tutti a piangere con gli arbitri, va, diventa una pantomima questo qua. Lasciamo stare, loro cercano di fare il lavoro come possono e noi parliamo di calcio. Allora parliamo forse della parte che le è piaciuta di più probabilmente, la seconda parte del primo tempo e se vogliamo anche la ripresa, dove un Rimini comunque in 10 si è difeso ogni minuto che passava sempre meglio. Allora, strategicamente abbiamo fatto così, abbiamo affrontato la gara secondo me nel primo tempo molto bene, soprattutto dopo un quarto d'ora. Nel secondo tempo credo che avevamo 20-25 minuti che potevamo rischiare il tutto per tutto, abbiamo fatto qualche azione da gol all'inizio del secondo tempo, dopo è normale che in 10 abbiamo iniziato ad accusare. E quindi siamo ritornati a un assetto che ci permetteva di portare la partita a termine. Potevamo e dovevamo far meglio perché la partita era già chiusa, non stavamo rischiando nulla e praticamente ora ci troviamo con 0 punti, secondo me perché abbiamo fatto una gara sì ordinata ma non con la giusta intensità. E allora le chiedo se insomma, nei 25 minuti finali del primo tempo forse è quello il peccato del Rimini, cioè non aver sfruttato quelle occasioni per sbloccare la partita. Allora, io credo che abbiamo fatto un secondo tempo uguale. Quello è il rammarico, perché questa squadra, la prima di campionato, non ha giocato bene. La seconda di campionato per 45 minuti, secondo me, ha trovato la sua identità. E oggi, al di là di quei 10-15 minuti un po' timorosi, si vede che la squadra comunque ci tiene a fare quello che proviamo e secondo me era in crescita. È normale che in 10 ti stronca un po', devi cambiare modulo, devi cercare di arrangiarti per portare qualcosa a casa. E peccato non avercela fatta. Partendo dal presupposto che possono sbagliare tutti, come sbagliamo noi, può sbagliare anche un arbitro, però penso che entrambi gli episodi siano veramente clamorosi, perché il primo è vado in netto anticipo sul difensore che mi calcia sul piede e quindi addirittura butto io fuori la palla, quindi non è neanche angolo, poi sul secondo il difensore sulla linea di porta, io arrivo da dietro. Possono sbagliare anche gli arbitri, però così fa veramente male perché due episodi nell'arco di 10 secondi per non parlare nel primo tempo. Però andiamo avanti e passeremo sopra anche a questo. Al di là del risultato, comunque avete reagito molto bene all'espulsione, avete giocato oltre un tempo in inferiorità numerica
e almeno per i primi 15-20 minuti del secondo tempo l'inferiorità numerica non si è notata. Sì, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a continuare a proporre il nostro gioco. E sicuramente l'uomo in meno si è fatto sentire soprattutto alla fine, però non credo che ci sia stata tutta questa grande differenza. E sono felice della mia squadra, del nostro staff, di come lavoriamo durante la settimana e sono sicuro che a breve arriveranno i risultati che meritiamo. Mi dispiace troppo perché comunque abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, nonostante fossimo in 10. La squadra ha tenuto benissimo. Torniamo a casa con 0 punti da parte mia, sicuramente diciamo, tra virgolette meritati, perché secondo me abbiamo retto bene anche in 10. I primi 15 minuti ne siamo partiti bene, poi abbiamo trovato di più la quadra del gioco e siamo riusciti a trovare quello che poi proviamo e cerchiamo di fare sempre in settimana. Siamo via molto rammaricati, ma con la testa subito in campo per allenarci al meglio e preparare meglio la partita poi di sabato. Sì, diciamo che ormai la partita è finita, quindi c'è poco da dire. Si può dire solo che gli errori li possiamo fare tutti, come li facciamo noi a volte. Può sbagliare anche il direttore. Diciamo che andiamo a casa anche molto dispiaciuti per questi episodi che magari possono cambiare la situazione nel percorso di un anno. E ha giocato a favore del Pineto, perché abbiamo rivisto anche poi insieme le immagini, sono abbastanza chiare. E come ho detto prima, testa subito a sabato per cercare di portare a casa i 3 punti. Una minima deviazione, diciamo che ho avuto sfortuna, perché comunque stavamo difendendo bene, è stata l'unica occasione pericolosa anche da quando loro erano in 11 contro 10. Abbiamo tenuto bene a livello difensivo, oggi c'è da fare un grande applauso anche ai miei compagni che abbiamo orato veramente bene. Icaro Sport ringrazia APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, più grandi insieme.